Radio Anch'io Estate, l'attualità in diretta con gli ascoltatori. Saluto Gianmario Gazzi, che è presidente del Consiglio Nazionale dell'Ordine degli Assistenti Sociali. Buongiorno. Buongiorno a lei e agli ascoltatori. Insomma, Gazzi, l'ha sentito Canclini, il problema è proprio quello di un monitoraggio che possiamo dire fin dal parto possa aiutare le persone in difficoltà, e purtroppo la cronaca ci dice che in difficoltà sono in parecchi. Sì, serve innanzitutto farsi una domanda come società: dove eravamo tutti? L'ha detto anche il professor Canclini, non è possibile che nessuno si sia accorto, nessuno abbia visto. Siamo in una società dove ci sono tanti virus, uno dei più pericolosi, se non il più pericoloso, probabilmente è la solitudine e l'esclusione. In questo momento noi abbiamo quasi 5 milioni di persone in condizioni di povertà, abbiamo persone che oggi, famiglie intere, non riescono ad accedere ai servizi. Questo è il tema. Il tema è lavorare con la società per la prevenzione, perché tutti noi si possa avere e compiere il nostro ruolo, il dovere civico di occuparci dell'infanzia. Non posso pensare, noi abbiamo visto tantissime persone abbandonate in questi anni, abbiamo visto oggi la cronaca nera di Diana, ma qualche tempo fa di addirittura anziani dimenticati nel loro domicilio, trovati dopo 2 anni dal decesso. Questa è la solitudine di cui dobbiamo parlare e di cui tutti dobbiamo farci carico, dalla politica sicuramente, agli operatori e professionisti, ma anche i vicini di casa. C'è un problema, si chiama prevenzione e non ne facciamo abbastanza. La prevenzione si fa appunto costruendo sia i servizi, ha detto bene anche qui il dottor Canclini rispetto al tema dei servizi, ad esempio negli ospedali, nei comuni, il terzo settore. Bisogna lavorare sicuramente sui servizi, ma non bastano i servizi, ci deve essere una responsabilità collettiva, e visto che siamo qui che parliamo di agende, in quelle agende della politica devono entrare i diari delle persone, le biografie, queste storie devono essere oggetto del pensiero di quello che vogliamo costruire. Ecco, grazie. A volte è anche difficile capire come intervenire, perché forse tutti noi siamo stati alle prese con il sospetto che ci sia un problema in un nostro vicino, in un nostro conoscente, in un nostro parente, ma a volte non sappiamo proprio che fare. Certo, io lo comprendo, ma non ci si può neanche girare dall'altra parte, si può chiedere aiuto. Ci sono appunto servizi dove potersi rivolgere e chiedere aiuto, ci sono purtroppo pochi, questo è un tema. Il tema non basta dire bisogna garantire il diritto alla protezione, bisogna avere anche le persone, i professionisti per fare protezione all'infanzia, assistenza. Banalmente in Italia tutti pensano alle situazioni più estreme, ma la maggior parte dei bambini, ad esempio, vengono aiutati a domicilio con l'educatore, con l'assistenza, con i centri diurni. Questo si può fare se arrivano queste segnalazioni ai servizi. Magari alle volte, di fronte alle situazioni di crisi, basta anche solo accompagnare il parente, l'amico presso i servizi. No, mettiamola con questa narrazione, no? Del rischio che mi allontanino i figli. In realtà, lo dicono tutte le statistiche, in Italia si allontana meno che nel resto d'Europa. Questo significa che ci si può anche fidare, anzi ci si deve fidare dei professionisti, anche chiedere aiuto al proprio medico, al pediatra. C'è la possibilità, la competenza più importante è saper chiedere aiuto, aiutare le persone in difficoltà a chiedere aiuto. Questo è un primo passaggio fondamentale per rompere un muro che è quello della solitudine. Gianmario Gazzi, dicevamo del ruolo dei servizi, la rete dei consultori familiari in Italia funziona? Purtroppo negli anni l'abbiamo visto con l'austerity, i tagli lineari, c'era chi diceva che questi erano servizi improduttivi. Purtroppo sono stati ridotti all'osso, in molte parti
non c'è più né la componente sociale né la componente psicologica, è rimasta solo la parte sanitaria, e questo è un grosso limite, perché si diceva anche prima, la prevenzione si fa già quando c'è la gravidanza, ancora prima che nasca un bambino, le difficoltà, le paure di un genitore, nessuno di noi nasce pronto a essere genitore, no? E quindi il tema di costruire intorno alle persone una rete, quella che chiamiamo una rete di protezione, no? Per una crescita sia della famiglia che del minorenne rispetto alle competenze, quindi un investimento, visto che ne parliamo da tanto tempo, con il PNRR sarebbero anche previsti degli investimenti, bisognerà metterli a terra quanto prima, perché più aspettiamo e più, come ho detto prima, questo virus dell'esclusione aumenta, si contagia, e noi abbiamo intere zone d'Italia dove ormai i consultori non ci sono più, ci dobbiamo dire questa verità. Grazie, un'ultima cosa, ormai ci avviamo in chiusura, ma insomma, abbiamo visto quanto è importante la prevenzione, quanto è importante l'assistenza, dovremmo forse imparare, anche se, come diceva lei, a volte non sappiamo neanche bene dove rivolgersi, però insomma bisogna saper chiedere aiuto. Sì, è la competenza fondamentale di ognuno, è molto difficile, perché tutti noi viviamo il chiedere aiuto spesso come una sconfitta, come persone, come adulti, diciamo io non ce la faccio, mentre il mainstream ci fa vedere queste famiglie del mulino bianco, come si dice, meravigliose, eccetera, ma in realtà noi tutti abbiamo bisogno di aiuto, e senza l'aiuto dei servizi, degli assistenti sociali, ma anche dello psicologo, degli altri professionisti, ma anche del volontariato, chiedere una mano. L'abbiamo visto durante il lockdown quanto è importante saper chiedere aiuto e non rimanere soli. Questa è la più grande riforma che dobbiamo fare, è una riforma che ognuno di noi può fare e deve fare con l'aiuto degli altri o singolarmente, però chiediamo aiuto, perché i servizi ci sono. Ecco, chiedere aiuto, non vergognarsi e capire che chiedendo aiuto si possono davvero migliorare le situazioni. Ringrazio i nostri ospiti Luigi Cancrini, Gian Mario Gazzi e Maria.